Come scegliere il partner perfetto per il tuo business? Capita a tutti di voler avviare un'attività, ma di non essere in grado di farlo da soli. Esistono tantissime scuole di pensiero e tantissime, diciamo, soluzioni o metodi diversi. Oggi ti dico quello che io ritengo più, diciamo, intelligente dal mio punto di vista, ma non ritengo che sia assolutamente quello corretto. Allora, noi dobbiamo partire da un presupposto, innanzitutto da quello che vogliamo. E solitamente questa è una cosa che non si considera eppure è essenziale. Perché cosa accade? Allora, viene fatto il passo successivo, che è importantissimo, ma non viene fatto il passo precedente. Ora ti spiego. Immagina di essere un bravissimo tecnico e di fare dei bellissimi siti internet. La semplifico per rendere bene l'idea. Il punto è che hai bisogno di un socio che sia in grado di vendere questi siti internet. Quindi trovi una persona che è un fenomeno, va da tutte le aziende, vende siti su siti su siti, tu dici perfetto, questo è il partner che fa per me, perché insieme io faccio i siti e lui li vende, guadagneremo un sacco di soldi. C'è un problema, che se non vi siete allineati precedentemente sugli scopi della vostra attività, su quali sono i compiti che ognuno deve fare, su qual è l'impegno che ognuno deve mettere all'interno dell'attività, nasceranno poi successivamente dei problemi. Ad esempio, il mio cliente ha trovato delle grosse problematico col suo socio, oramai le hanno risolte per fortuna, perché hanno aperto entrambi questo studio dove una persona lavorava 10 ore al giorno, la persona che ho conosciuto io, mentre l'altro ne lavorava al massimo 6 e nella sua idea di società, di azienda, il suo obiettivo era quello, lavorare al massimo 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana. E può sembrare una cosa banale e stupida, ma non hai idea di quante volte ci si ritrova in situazioni del genere. Quindi è assolutamente importante chiarire prima questi aspetti. Per cui cosa fai tu? Cosa deve fare lui? In che condizioni? In che modo? Quanto impegno si ha intenzione di mettere nella società? Quali sono gli obiettivi che vogliamo ottenere e come abbiamo intenzione di interagire tra di noi e quali sono i nostri accordi. Ripeto, sembra banale, sembra stupido, eppure è la cosa che si ignora più spesso. Per mantenere l'esempio di prima, immagina di fare dei bellissimi siti internet e di metterti in società con un venditore e lui ti dice: guarda, io non voglio che tu segni le ore che faccio, non mi interessa, io ti porterò 10 siti al mese da fare. Che io lavori un'ora, che lavori 50 ore a settimana, a te non deve importare. Ora, qual è il punto? Che a te può andare bene oppure no? Non è una questione di sì, no, è una questione che devi trovare un partner con cui gli accordi e, diciamo, la volontà di ognuno di due sia rispettata dagli altri. E questo è essenziale, perché ad esempio questo venditore potrebbe lavorare con altri 5 soci, avere 6 aziende e comportarsi con tutte allo stesso modo e fare un lavoro ottimo. Al contrario, potresti trovarne uno che ti lavora 40 ore a settimana e il suo lavoro è vendere siti internet, ma non riesce a vendere nulla, diventa un problema perché quello che doveva fare, il suo compito, non è effettivamente portato a termine e diventa poi un problema. Quindi sono cose che andrebbero assolutamente pianificate prima e la chiave è tutto lì. Se riuscite a essere allineati su questo, se avete un obiettivo comune, se siete chiari nei ruoli di cosa deve fare uno, cosa deve fare l'altro, allora diciamo che non voglio dire che sarà tutto rose e fiori perché non sarà così, però partite sicuramente con il piede giusto. Poi possiamo andare ad approfondire il tema, quindi trovare uno con determinate soft skills, perché voglio che il mio socio sia molto empatico, sia in grado di relazionarmi con me, non mi metta pressione. Ok, è una cosa che ti può interessare, non ti può interessare, non importa. Però il mio consiglio è quello di identificare prima quali sono i tuoi obiettivi, trovare un partner che è adatto a raggiungere quegli obiettivi, fare patti chiari subito dall'inizio e iniziare a percorrere questa strada insieme. Definite prima quali sono gli obiettivi che avete intenzione di raggiungere, come comportarvi in caso questi obiettivi non vengano raggiunti, perché purtroppo si affronteranno sempre delle difficoltà durante il percorso, ma più siete chiari sotto questo aspetto e più sarà facile la convivenza, assolutamente. Poi, se avete consigli, se avete suggerimenti da darmi a riguardo, sono assolutamente felice di leggerveli, quindi lasciatemeli nei commenti. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, se vogliamo semplificare questa pillola, potremmo semplicemente dire che hai bisogno di qualcuno che compensi le tue mancanze, quindi tu sei bravo a fare qualcosa, ovviamente non puoi fare tutto, e il tuo partner o i tuoi partner devono essere in grado di fare le cose che tu non sai fare. In questo modo vi completate a vicenda. Questo è essenziale. Se poi definite insieme in anticipo gli obiettivi che volete raggiungere, come gestire il tutto, allora davvero. Ripeto, non voglio dire che andrà sempre bene, però sarete partiti davvero con il piede giusto. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!